Ah, il Natale, una festa in cui tutti sono più buoni, in cui tutti si vogliono bene. Beh, non su questo canale, perché oggi vedremo 5 videogiochi horror sul Natale, possibilmente trash. Per il resto, io sono Lambert e il primo gioco è Ginger Dead Man. Siamo un pargolo che vuole creare il suo uomo di pan di zenzero. Iniziamo. Capisco il Natale e l'ambientazione, ma perché è tutto illuminato da soltanto delle candele? Vabbè, a noi non interessa. Dobbiamo fare un uomo di pan di zenzero. Vai. Guarda che bello. Che figo che sei. Io ovviamente sono l'uomo cacciina. Bisogna metterlo al forno, signori. Quindi lo apriamo in maniera molto lenta. E ce lo ficchiamo dentro. E adesso perché non decorare l'albero del Natale? Ma io ti direi anche di pagare l'Enel. Il miglior, guarda. Fantastico. O se non ti sei cotto, mi arrabbio. È andato. Shrek? Oh, non era Shrek quello lì. Ma chi ti ha messo qui? Ma non sei ancora pronto. Torna nel forno. Dobbiamo decorarlo, giustamente. Così sei più bello. Adesso lo mettiamo accanto al latte. Così che Babbo Natale mi dica che sono un bravo ragazzo. Adesso devo andare a farmi un pisolo, quindi ciao. Santa sta arrivando. Ah, sono io, babbo? Soltanto del latte, ma è strano. È triste. Quindi sono Babbo Natale. Proprio per questo ho messo il fit più natalesco che avevo. Felpa rossa e bianca e cappello di lana. Però ti metterò comunque un regalo. Bene. Io già vedo qualcosa che non mi piace. Perché dovrei continuare ad alzare la testa? Oh, Babbo Natale è morto! Prossimo gioco. Void Home. Dopo le brutte esperienze con l'uomo di pan di zenzero, Babbo Natale è ritrovato in vita e deve portare dei regali in una casa alquanto strana. Sembra l'inizio di una mappa di Roblox. Per il figlio, un Transformer. Per l'altro figlio, che mi sta un po' sulle balle, un pupazzo di Garden of Bombay. Per la figlia, sarò sessista e quindi cucina giocattolo. Per il padre, dei soldi per prendere il latte e non tornare più. Per il nonno, che è molto nostalgico, una foto di lui. E per la mamma, un grosso di. Adesso mi sorge il quesito: Babbo Natale entra dal camino, ma poi come se ne va? Impara a volare, grassone. Babbo, non ti vorrei dire, ma le persone amano anche la privacy. Perché dovrei andare al piano di sopra? Oh, un regalo speciale. L'attesa è finita. Ma che figa è sta roba? Sembra la versione natalizia di del totem che c'è su Resident Evil 7. Allora, in realtà sono dei pacchi bomba. Eccoli piazzati. Qua se faremo esplodere tutto. Sicuro lì sotto c'è una statua della Madonna. Ah, vedo che il piccolo Timmy è un po' schizofrenico. Proseguo verso la soffitta, dove tengono un altro figlio. Qualcuno ha seminato il Lego. Usciamo da qui. Oh. Zia, sono Natale, sono Babbo il Natale! Vieni da qui! Certo che sono Babbo Natale, non posso usare la magia per fare un po' di cardio! Via, via, via! La porta non esiste! Esci dal camino, zio! Il camino non esiste! C'è un'altra porta! Cthulhu? Dove sono finito? Invece i biscotti ti hanno dato i brownie di marijuana! Testa dal 2004. What the fuck? Questa qui non è la storia di Babbo Natale, ma di Franco l'alcolista. Ma c'era un tizio che correva via. C'è qualcuno che sta continuando a droppare sti sacchetti da cui sento delle voci. Sarà meglio che vi prepariate perché sta per arrivare il corpo di Cristo. Testa del 2023. Grazie, Testa del 2023. Uè, bro, ho deciso, divento piatto. C'è un buco e io mi ci ficco. Sono di nuovo in soffitta. Ma allora ero io con l'emarginato. Allora. Ma sti qua non sono senza testa, non c'hanno proprio un ca. Aiuto! Non sono tanto sicuro di quello che sia appena successo. Prossimo gioco. How to build a snowman. Come costruire un pupazzo di neve in cui dovremmo costruire un pupazzo di neve. Veramente non l'avete capito. Iniziamo, va. Mamma, nevica, nevica!
voluto dare questa voce soave al bambino, ok? Sì, tesoro! Al nonno sarebbe piaciuto andare sulla neve! Vuoi andare a fare un pupazzo di neve? Il nonno mi ha detto che ti ha insegnato come farlo! Sì, mamma, grazie! Allora, innanzitutto facciamo il corpo, no? Sì, per forza, per forza! Il nonno mi ha insegnato che bisogna fare il braccio destro del pupazzo di neve alzato a 45 gradi. Una carota! Ne avevamo una! Quella che doveva sfamarci per tutto l'inverno, ma l'abbiamo presa per il nostro bellissimo pupazzo di neve. Ma sbaglio, là dentro c'è il teschio di qualcosa. Il nonno era un po' particolare! Delle rocce! Facciamogli un bel sorriso al guaglione! Guarda! Ah, posso entrare in casa! Vediamo di rubare qualcosa alla mamma. Un intero cappello. C'è qualcuno che respira profondamente. Forse è ancora il nonno. Subito, no? Non preoccupiamoci di quello. Mettiamo sto cappello. Il pupazzo di neve. E credo di voler prendere questo. Una bella siarpona. Ed è il pezzo più importante. Il cuore. Particolare il nonno. Questo esagono è un cuore? Sì. Finalmente potremo dare vita a sto guaglione. Come va? La Madonna! Mi sono quasi dimenticato delle braccia! Potrebbero essere nel vecchio capanno del nonno! Avevo detto che c'era un teschio qui. Bella, frate. Oh no, se n'è andato. Ah, io che fai di bello? Ti sei messo al coperto? Toby, ma perché hai costruito il pupazzo di neve qui? Sai che non voglio che entri la neve! Non l'ho costruito qui, siamo giù da solo, mamma! Fai attenzione, ok? C'è veramente freddo là fuori. Non farò, ciao mamma! Pupazzo, sei vivo? Oh my god! Oh, stai lontano, c'è l'accendino qui, c'è l'accendino. Toby! Dove sei? Torna dentro! Toby, mi senti? Oh, sto pupazzo di neve fa più cardio del Babbo Natale di prima. Nah, non può essere qui, deve essere nella sua stanza. Zia, c'ho un figa di bucoli. Mio padre ha detto che ci sono un sacco di cose lì sotto, ma non sono mai entrata. Magari Toby l'ha trovato e ci si è nascosto. Ciao? Beh, fantastico, si è aperto! Se tutto va a secondi piani, il piccolo Toby ha costruito il suo primo pupazzo di neve e ha seguito le mie indicazioni. L'ordine del fiocco! Che cazzo? Tanto tempo fa, un stagno è iniziato a consumare il nostro pianeta, rendendolo bianco e molto freddo. Il processo è durato anni, e noi lo chiamiamo l'era glaciale. Oh, grazie a lui c'è una serie di bellissimi film, ringraziamolo. Sono riusciti a far diventare l'essenza di Holstein in una roccia magica. E hanno separato il corpo fisico facendolo diventare bilioni piccole fredde particelle. E la chiamiamo neve. Mamma mia, inverno lore. Vedi qua e ti faccio un bucio. Torno indietro. No, ti prego! Sono una brava madre! Ciao, zii. Ma quello lì è il simbolo di Star Wars! La nostra famiglia è discendente degli sciamani! Benvenuto nell'ordine del fiocco, Martha Stevenson, la sciamana! Io volevo giocare dei giochi trash sul Natale. Per intrappolare nuovamente l'essenza della divinità nella roccia, dobbiamo far sì che Onstow prenda potere. Il mondo dipende da te. Papà, sei un pazzo. Devo fare quattro palle di neve. Bro, ma ne ho messa una! Eccola, bro. Si è sciolto. Bene, bene, bene. Guarda te, sono nella nuova sciamana. Ma che cazzo sei? Voi umani sarete un bel posto per la mia neve. Però adesso io devo mangiare. Oh, prendo la croce. Corri via. Non so cosa devo fare. Seguo le... Questo. Stavo parlando di croce, quindi il ritorno di Manny. Non sei stanca di correre, Marta? No. Smetti di usare le rocce, Marta. Unisci a me. Preferirei morire. Che cos'era quello? Mamma, prendi il cuore. Posso aspettare, Marta. Posso aspettare finché Tobias non svilupperà il cancro alla prostata. Buon Natale, Marta Stevenson, la sciamana. Ci vediamo l'anno prossimo. Una roccia è bastata. Che schifo. È finito così. Toccante. Però... prossimo gioco. Krampus of Kirkwall. Anche questa volta il nome è abbastanza autoesplicativo. Quindi iniziamo. Venduto. Mamma mia. Povero albero. C'è una sensibilità altissima. Guarda qui. Prova a fare uno spin fantastico. Porca tro... Ah, le palle. Guarda qui che belle. Mettiamo il nastro. Spammando. Spammato troppo. Ho distrutto una palla. Attenzione, attenzione. Se vedi un'altra persona che somiglia a te, nasconditi. Ti prego, non quello. Chiudo il gioco. Attenzione per i residenti di Kirkwall. Chiudete tutto, tutto. Che figa succede a Kirkwall? È come Trento. Ci sono i Krampus che ti venano. Questa notte vedrò Santa Claus. Pazzo. Che è diventato Outlast. Babbo, guarda che hai lanciato le impronte. Certo che il babbo è proprio uno screanzato, eh.
Un tossicodipendente mi è entrato in casa. Ah, ma era il bambino della casa a fianco. Ah, allora chi se ne frega. Io qui devo sciogliere sto schifo. Guarda qui, tutte attaccate. Non dovrei chiudere le finestre, oh. Non avvicinare chiunque che è vestito da Santa Claus. Oh, c***o. Ma perché è una cantina? Ma perché non puoi andare in cantina? Perché siamo sdro. Accendi tutto come un pazzo. Easy. Non c'è nessuno dietro di me. Questo qui è rimasto da Halloween. Torniamo su. Che infarto, ecco, selfie al... Bro, what the fuck? Ma tu qui mi entrerà dal camino e mi ammazza, oh! Dovevo accenderlo. Aveva ragione, dovevo accenderlo. Invece il drogato del paese mi ha ucciso. Basta. Prossimo gioco. Slay Bells. Dobbiamo cercare di tornare a casa. Non sarà facile. Iniziamo. Vigilia di Natale, mi sto ancora spogliando per ottenere un po' di soldi in questa orribile città. Finalmente un videogioco in cui sono una puttana. Devo portare un regalo però a un mio amico, quindi le si va. Ma sembrano gli NPC di Zelda. Ecco qui la casa di Billy, l'ho droppato qui. Adesso, sì che si torna a casa. Uè, polizia, devo tornare a casa. Devo passare dalla metropolitana, perché qua non mi fanno passare, maledetti, sbirri infami. Mamma mia che bello. Oh, maga, è stato ucciso, quale sorta di maniaco l'ha potuto fare? Forse è per questo c'era la polizia fuori. E io tornerei da loro. In realtà mi sa che sono abbastanza stupido da voler continuare. Oh, vabbè, torno veramente alla polizia. Che credi? Mi spavento. Oh! Oh! Babbo Natale! Babbo Natale mi vuole toccare! Per fortuna sono più veloce di lui, però c'ho la stamina limitata. Oh, si è fermato. Corri via, corri via, corri via. Mi serve un piedi di porco. Tu sei scema. Zona segreta, mamma mia. Incredibile. Piedi di porco, mamma mia. Adesso mi sento Gordon Freeman. Lui è qui. Mi ha visto! Magnati lui! Io corro via! Sono proprio Gordon Freeman, guarda qui! Vai, vai! Oh, siamo usciti! Maledetto! Guarda, guarda, questa qui è presente a casa mia! Ma l'hanno bloccato! Potrei romperlo! What the fuck! Corri via, c'è Babbo Natale! Aia, mi ha toccato! Ma come? Non c'ho più il piede di porco! Oh my god, ma almeno c'ho un'ascia! Questa qui sì che mi dà sicurezza! Quella di prima era di Gordon, questa qui è la mia! Di Lambert. Allora vai, spacca tutto. Ed entra in casa. Mi hanno estradato. Devo scappare prima che mi trovi babbo. Non ho pagato l'affitto, ragazzi. Ecco cosa succede quando non pagate l'affitto. Vi buttano fuori e un Babbo Natale assassino vi vuole uccidere. Succede ogni volta. Oh mio Dio, non ci sono la polizia. La pistola e le munizioni. Quello lì lo riempio di buchi, oh. Spero che sia pronto a ricevere il piombo. Poi per il resto devo scappare da qui o uccidere Santa. Boom, boom, boom. Io corro all'indietro, sono l'Olimpiade. Oh no, sto per essere preso. No. E scendo giù. Loser. Oh raga, preparatevi per la cecchinata. Beh, troppo forte. Hai ucciso Babbo Natale. Buon Natale. Buona festa di Cristo. Sì. E quindi ragazzi, concluso l'ultimo e quinto videogioco io e Manny, speriamo che il video vi sia piaciuto. Quindi, se il video è piaciuto mettete like ed iscrivetevi. E noi ci vedremo l'anno prossimo con altri 5 videogiochi natalizi, horror e anche trash. Anche se quest'ultimo è piaciuto molto. E quindi do l'onore a Manny di dirvi ciao ragazzi.